Rieccoci sempre qua ragazzi, Camper Experience. Oggi andiamo ad unboxare questa mega pompa da 3 euro. Se fa il caso nostro per svuotare sto benedetto vasche principali delle acque chiare, che ahimè non c'ha il rubinetto come tutti i camper, tutti quanti. E vediamo se oggi ci riusciamo aiutandoci. Più che altro per togliere quella melma. Sempre detto, ci vorrebbe un coso, qualcosa così. Vabbè, adesso ci mettiamo questo, che oggi non ci serve. Se non hai visto, si chiude sempre così. Allora, ci puntiamo questo e buonanotte secchia. Apriamo per un po' la finestra, che almeno fa corrente. Questo sempre giù. Non fa sto metro, vabbè. Allora, ci aiutiamo con la vasca. Aiutiamo con la vasca. Come disse il famoso detto, il camper nasconde ma non ruba. Ho trovato il dentifricio. Va bene, qui la vasca mettiamo così. Poi per vedere il lavorone, non so se vi posiziono qui. Problemi di ripresa dovremmo ignorare, così costare ragazzi oggi mi potrei incriccare, già sono mezzo che incriccato. Allora, come visuale fa schifo però uguale, e andiamo a vedere se gli si fa a fare il suo travaso. Non ti muovere, ok, vediamo se da così. Questo vabbè, è quello classico che si usa per travasare il vino, mi hanno detto. Via. E da così in pratica non so se è questo o quell'altro, ma proviamo subito. No, mi sa che è il contrario. Allora, da questo va qua. In teoria, ecco, dico come prendo il via, che lo riempi tutto, comincia a travasare. Allora, dato che cose così, cerchiamo di travasare. È una cosa che funziona, almeno andiamo a travasare le schifezze proprio. Mi diceva che se prendo via dovrebbe far da solo. Vabbè, ogni tanto mi sa che c'è una pompata. Vediamo se invece on e off cos'è questo robo qua. Ah, così fa il travaso, so. Fa il travaso continuo così? No, travaso continuo con on attaccato. Però quello che mi serviva a me era di prendere la melma più schifosa che c'è. Infatti mi sa che adesso mi fermo un po', in modo tale che lo metto proprio accanto qua. Anzi, aiuto pure. Però come strumento può andare. Allora, qui è bello fisso, arriva in tutti i punti. Se pompi ogni tanto, ti diamo anche una mescolata. E qua viene sul mondo. Sto
Stavo vedendo come si può fare una cosa più veloce. Sta pescando la peggio cacca, però devo studiare qua, perché mi diceva che quando premi dopo fa da solo. No, così finiscono un altro anno questi tempi. Niente da fare. Tanto lo scarichiamo perché pesa. Sperando di non far danni. Niente, sono di ritorno, devo trovare il metodo che a me mi hanno detto che se pompi va giù come il vino. Eccolo, deve stare più in alto rispetto all'altro e comincia, così lo aiuta, però se faccio così travasa tutto senza che pompo. Se pompo gli do una mano, dato che devo pilotare e prendere la crascia, vabbè, al fondo lo pulirò. L'importante adesso è svuotare. So quanti litri è, 80. Però sta travasando adesso così. Non so che velocità. Non so perché va pompato ogni tanto. Se le alghe le prende meglio fuori. Questo passo finisce domani comunque, eh. Spingolare invece vabbè ragazzi, il video lo stoppo perché alla fine abbiamo trovato la soluzione, questa pompa 3 euro, guardate la melma che c'era, tutto quello che potete andare a filtro. Andiamo a scaricare, il tempo stringe perché cos'è? 18:37, finisce a scaricare un po' questa e un'altra passata e quindi che sono le 7:30. Saluto a tutti ragazzi, seguiti per altri 17.